joint pad. Ragazzi, ciao e benvenuti a una puntata molto speciale dei nostri Lunch Unbox. Oggi parliamo di Nintendo Switch. Dal momento che la console è arrivata questa mattina e non sono riuscito in nessun modo a trattenermi dall'aprirla, e volendo restare fedele alla tradizione di unboxare in vostra compagnia, ho usato un trucchetto. Mi sono registrato, quindi la prima parte non sarà in diretta, ma sarà registrata questa mattina. Poi torneremo assieme per dare un'occhiata bene da vicino a tutto quello che ci ha inviato Nintendo. Quindi, senza indugi, 3, 2, 1, Dave del passato tocca. Grazie Dave del futuro. L'embargo per Switch scade alle 15 di oggi. Io la console l'ho ricevuta alle 10 di mattina, quindi mi sono detto, registro questa parte di primo unbox. Allora, lo scatolone è questo, non è neanche troppo grande in realtà, ma contiene ciò che aspettiamo da secoli e secoli. Eccoci qua. Questa volta niente taglierino, useremo il coltellaccio. Ecco qua. Allora, c'è una lettera in inglese di Shibata, firmata di suo pugno sicuramente, e una lettera di Fujibayashi, creatore di Zelda. Quindi sappiamo già cosa c'è all'interno di questa scatola, ma vediamo, torniamo subito alla versione top. Cosa togliamo? Per prima cosa abbiamo il Pro Controller, che sinceramente non mi aspettavo di ricevere, non mi aspettavo, perché ho già visto di altri colleghi che non l'hanno avuto. Noi ce l'abbiamo. Eccolo qui. Poi una copia di Zelda Breath of the Wild. Purtroppo non posso farvi vedere l'interno della confezione fino a domani, quindi per il momento lo mettiamo da parte. E Dulcis in fundo, eccola qua, l'oggettino del desiderio di moltissimi gamer in tutto il mondo, la console in persona, è qui finalmente giunta alla mia porta. Eccola qua, versione colorata con i Joy-Con, che con i Joy-Con mi piace molto. Questo è il contenuto del simpatico, gentilissimo, nonché molto apprezzato pacchetto review che ci ha mandato Nintendo Svizzera. Se non aprire la scatola. Per farvi vedere cosa c'è all'interno. Questo è quanto posso far vedere adesso. Almeno adesso, se fosse in diretta. Ovviamente noi ci vediamo in diretta dalle 15 di oggi. Quindi probabilmente avrò già tirato fuori la console accesa perché non posso aspettare. Comunque vedremo l'hardware nel suo dettaglio in ogni piccolo anfratto e faremo le nostre considerazioni. Dave del futuro, a te di nuovo. Grandissimo Dave del passato, sei simpatico e sei voglioso di vedere console. Ti capisco, perché adesso finalmente noi possiamo farvela vedere, non solo aprendo la scatola, come ho fatto poc'anzi nel video che avete visto, ma finalmente si possono tirare fuori i vari oggettini del desiderio. Quindi vediamo di farlo. Allora, cominciamo a fare una overview della console. Eccola qua. Questa è la Nintendo Switch, solo il corpo principale. Sotto c'è l'adattatore, l'entrata USB 3.1. Il dietro con lo stand incorporato per appoggiare la console in modo che stia in piedi da sola. Qua sopra invece troviamo il lettore di carte di gioco, ce n'è già una dentro, l'uscita delle cuffie, il ventilatore, tra l'altro
che soffia aria, non è solo passivo ma è attivo, i volumi e il tasto d'accensione. Un'altra cosa che sicuramente volevate vedere e che vi mostro immediatamente sono i Joy-Con. Questo qua è quello sinistro, che si infila così, e il Joy-Con destro, che si collega così. Per scollegarli basta schiacciare questi pulsanti e tirare verso l'alto. Semplicissimo. I due Joy-Con non sono uguali, ovviamente, oltre alla dimensione, bensì hanno una differenza importante, ovvero quello rosso, o quello destro, insomma, ha anche una telecamera infrarosso, se non ricordo male, che serve per alcuni tipi di giochi, per vedere che se stiamo facendo tipo dei segni con la mano davanti. Non l'ho mai provato, purtroppo, quindi non so come funziona dal vero. Ora accendiamola questa console. Eccola qua. Per sbloccare, quando la console è in modalità risparmio energetico, basta schiacciare 3 volte un tasto oppure schiacciare 3 volte sul touchscreen. Facciamolo. Ecco qua, questo è il menu principale di Switch. Nella barra più grande ovviamente ci saranno i giochi, al momento ho solo Zelda Breath of the Wild che purtroppo non posso mostrarvi e ci sono un sacco di posti per giochi futuri. In alto abbiamo la pagina del principale dell'utente, nel caso di Dave. Al momento non si può collegare l'account Nintendo, non funziona la lista amici, non si possono aggiungere amici. E insomma, per il momento, per quanto riguarda le funzionalità online, non ci siamo ancora perché la console necessiterà di un aggiornamento di sistema che arriverà ovviamente in tempo per il lancio il 3 di marzo. Al momento non è disponibile, quindi tutte queste funzioni online non sono pronte, non funzionano, ma non è grave. Vediamo un po'. Qui c'è una sezione notizie in basso sulla sinistra, anche questa al momento non funziona. Ci saranno novità sullo shop di Nintendo, ben inteso. Di fianco abbiamo l'eShop, anche questo, essendo una delle funzionalità online, non è ancora disponibile. Gli album. L'album è praticamente serve per condividere e gestire gli screenshot fatti in game usando il tasto apposito, questo qua. Non l'ho ancora usato. Potremo catturare screenshot di qualsiasi gioco, salvarlo su una memoria esterna e poi semplicemente metterlo su PC o dove vogliamo, insomma. Torniamo indietro. Qui abbiamo la sezione controller che può essere utilizzata per cambiare l'impugnatura, quindi non ho ancora, sinceramente non l'ho mai usata questa cosa. Serve per gestire i controller, aggiungere i controller e chiudere. Le impostazioni di sistema possiamo farvele vedere, c'è una modalità assistenza se avete dei problemi, non sapete come far funzionare la console, modalità aereo, luminosità automatica e poi possiamo aumentarla o diminuirla. La mettiamo al massimo per ora. Blocco dello schermo, nel senso così in modo. Ah, ok, sì. Serve a bloccare lo schermo e a poterlo toccare, quindi il touchscreen dovrebbe restare attivo. No, per far uscire la console da metà riposo, premi lo stesso pulsante o tocca lo schermo 3 volte. Ok, vabbè, questo serve. Filtro famiglia. Connessioni a internet, la mia console è connessa alla mia wifi di casa, anche se al momento non serve a niente. Gestione di dati. Niente. Abbiamo al momento solo un salvataggio di 0,0 MB di The Legend of Zelda Breath of the Wild. L'utente, quindi io. Si può cambiare il nickname, si possono cambiare le icone, cambiare pure il colore di sfondo. Interessante, mettiamo un blu. Si possono cambiare, ci sono diversi
diversi avatar preimpostati e possiamo creare dei Mi nella cosa apposita, che quasi quasi. Ops, sono uscito troppo. Creiamo l'assieme che non l'ho ancora fatto, vi ho aspettato. Allora, crea un Mi da 0, casuale, copia il Mi di un amiibo. Facciamo da 0. Mi sembra proprio che la fase di creazione dei Mi sia molto simile a quella che era su Wii U e su 3DS. Barbie è baffa. Barbie è baffa e barba. Facciamo un bel barbino da giovinastro. Così, no, è proprio brutto. Così. Così è proprio figo. Mettiamoci pure degli occhiali. Così, fantastico. Mettiamo una bocca birichina. Così. Così gli occhi fa niente, i capelli. Vediamo un po'. Così da Sheldon Cooper. Facciamo così. E il colore preferito si può cambiare. Vabbè. Lasciamo rosso. Inseriamo un nickname, lo chiamiamo Dave semplicemente. E è fatto. Adesso ho un Mi bellissimo per questa console. Abbiamo ancora gli Amiibo che si possono registrare perché ovviamente la console li supporta. Al momento non ho Amiibo sotto mano, quindi fa niente. Temi, possiamo scegliere tra nero e bianco. Notifiche, notifiche sui download completati, sugli amici, modalità riposo. Se, possiamo scegliere quando metterla in modalità riposo, 10 minuti a batteria e un'ora in modalità TV. Controller e sensori, possiamo gestirli, cambiare la vibrazione, calibrarli, provarli. Uscita TV. Possiamo scegliere appunto la risoluzione, la scegliamo automatica, la gamma RGB, le dimensioni dello schermo, che però adesso non possiamo gestire perché non è collegata, riduzione del burn-in, specialmente per i vecchi plasma, e l'audio. Sistema, l'aggiornamento della console non è disponibile. Nickname, lingua, area di residenza, data e ora, audio. Si può scegliere se disattivare l'audio dell'altoparlante quando si inseriscono le cuffie, cosa che vi raccomando, numeri di serie, informazioni importanti, eccetera, eccetera. Insomma, questo è un po' il sistema di base di Switch. È molto semplice, non ci sono particolari. Vediamo un po' le opzioni del gioco. Ah, ecco, si possono gestire i dati. Purtroppo Zelda non ve lo posso far vedere, quindi resterà solo la schermata principale. Beh, questo appunto è il sistema di Switch, semplice, semplice, il design non è male, mi piace molto rispetto al passato che era forse troppo cartunesco, questo ha il suo stile, niente, niente da dire. Andiamo avanti e lasciamo da parte per un momento Switch, bloccando lo schermo, perché abbiamo ancora un sacco di cose da aprire. L'unbox non è finito, non è per niente finito. Ciò che vi ho aspettato per aprire la scatola. Perché dentro ci sono ancora un sacco di cose. Questa è la base. La console si infila qua dentro. Qua dietro possiamo collegare l'uscita HDMI, l'USB e la corrente. Per caricare la console e per gestirla come ci pare piace. Si infila così. Ecco fatto. Così la Switch è in modalità dock. Non ad hoc, ma dock. Questo qua è il controller che viene venduto assieme alla console di base.
e praticamente serve solamente a reggere i Joy-Con. Ora vi faccio vedere, li colleghiamo e poi semplicemente si collegano così. Uno e due. Molto semplice come sistema. Questo pad in particolare non carica i Joy-Con che hanno delle batterie interne, ovviamente perché sono wireless. È semplicemente un pezzo di plastica che li rende comodi da essere usati come gamepad, che in effetti, come vedete qua, si prende la presa in mano, è funzionale. Nonostante abbia una forma piuttosto peculiare, devo dire che è comodo da tenere in mano, non credevo che fosse così comodo, ma si adatta bene almeno alle mie mani, dipende se avete delle mani molto più grandi o molto più piccole, magari no. Però ecco, grazie a Nintendo che l'hai aggiunto di default in ogni console, perché effettivamente la gestione delle cose extra di Switch non è stata, a mio avviso, finora geniale, però almeno questo l'hanno inserito e siamo contenti perché è forse il minimo che possiamo aspettarci. Proseguiamo, con la visione dall'alto. Questi due aggeggi sono, due, estensioni per i Joy-Con. Praticamente, quando noi vogliamo giocare con i Joy-Con in questa modalità, quindi wireless e basta, possiamo collegare questi due pezzi di plastica che hanno dei tasti extra. Faccio vedere più da vicino, questi tasti extra qui. Questi due tasti qua corrispondono a questi, però non so, questi qui non sono molto comodi da usare, quindi se noi colleghiamo da un lato andrà. Vediamo. Ok. Per così. Ecco, ora ci siamo. Dicevo, questi due piccoli aggiunti ai Joy-Con li rendono molto più comodi da tenere, oltre ad avere uno strap per evitare di perdersi, specialmente nei giochi tipo ARMS che fanno uso del motion gaming, perché queste cose sono anche motion come da Wii in avanti, insomma, siamo stati abituati. Li rendono più sicuri e sicuramente più comodi da tenere in mano. Nella scatola abbiamo ancora l'alimentatore, nulla di particolare che si collega qua dentro, nella base. Ovviamente non è solo nella base che possiamo collegare l'alimentazione, ma direttamente alla porta della console, qua sotto. In caso che ce lo stiamo portando dietro, portiamo solo l'alimentatore, la base non la dobbiamo portare con noi, per fortuna, ma semplicemente portiamo l'alimentatore e basta. Ho ancora una cosa da farvi vedere, anzi due cose da farvi vedere. Questo, che è il Pro Controller. Il Pro Controller riprende un po' quello che è stato anche il Pro Controller di Wii U, di Wii, se non ricordo male, e viene venduto separatamente. Il vantaggio è che ha le sue batterie, ha una forma più tradizionale rispetto a quelli che sono i Joy-Con nel loro supporto e ci permette di giocare in due. La scatola, nulla di che, ci spiega come funziona, contiene il cavo e il pad. Allora, vediamolo un po'. Cavo USB da grande a piccolo, USB 3.1 e il pad in sé. Eccolo qua. La plastica è semi-trasparente sul davanti, spero si veda, c'è una plastichina da levare. Ci sono degli indicatori per la batteria, credo che siano per il numero di giocatori, ma potrebbe essere anche per la batteria, non lo so, non l'ho mai provato ancora. Un tasto di collegamento, vediamo se si accende. Potrebbe essere scarico. Proviamoci assieme.
E qua è nella home page. Se vogliamo aggiungere un altro controllo, andiamo nella home page. Sincronizza nuovi controller. Collega tramite il cavo di ricarica USB. Ho quasi l'impressione che non si potrà fare se non attacchiamo la console alla TV. Ah, fantastico. Per usare il Pro Controller dobbiamo usare la modalità TV e non avendo ancora impostato la cosa, e comunque non potrei farvela vedere al momento perché non ho l'hardware adatto. Purtroppo, questo fatto non abbiamo fortuna. Vi faccio vedere ancora velocissimo cosa succede quando colleghiamo i Joy-Con, perché è una cosa che è girata molto su internet di recente ed effettivamente è vera. C'è un piccolo feedback sia visivo che sonoro, che è poi lo stesso suono che sentiamo nelle pubblicità e nelle presentazioni di Switch. È un tocco carino, ci sta, secondo me è molto divertente. Ecco qua. Insomma, questa è la nostra prima carrellata di immagini di Switch. Non vuole essere una recensione nel modo più assoluto, non ho ancora abbastanza informazioni, non ho ore su questa console, quindi non so bene cosa dirvi, oltre a quello che abbiamo visto assieme. Insomma, abbiamo la console, non è molto grande, non è molto pesante. Lo schermo purtroppo in camera non si vede benissimo, perché c'è tanta luce in questo qui dove mi trovo, però è bello luminoso, l'audio si sente, le cuffie funzionano. Il gioco appunto è Zelda, quindi si vedrà, non posso dirvi niente. Bene, io vi do appuntamento alla recensione completa scritta su joypad.ch. Se ci avete seguito su Facebook, io ragazzi vi ringrazio perché mi fa molto piacere. Se invece ci avete seguito su YouTube, siete dei fighi anche voi, vi ringrazio altrettanto. Da Dave e dalla Switch, per oggi è tutto. Grazie mille e alla prossima. Ciao! Joypad! Woohoo!